certo punto la storia è stata un po' dimenticata volutamente, quindi anche i mongianesi, non essendo a conoscenza di questo patrimonio, hanno iniziato quasi a prendersi un po' quelli che erano le proprietà, e l'hanno trasformato in abitazioni anche private, orti, e quindi ci è voluto un po' di tempo per riprendersi tutto e per costruire il calcio, che erano delle opere tecnologiche per l'epoca ultra moderna, e iniziano a gestire il bosco in maniera ecosostenibile. Oggi per definire così. All'epoca, mentre le terreni itineranti tagliavano tutto, come passavano, facevano un taglio raso del bosco. Sì.